Bene amici del Santo Quord, benvenuti in quest'altro brevissimo video dove vi faccio vedere come ottimizzare il comparto ADSL del vostro modem router nel caso in cui voi abbiate qualsiasi problema legato a lentezza ADSL, ping troppo elevato, disconnessioni continue. Per prima cosa, dobbiamo andare a lavorare sulla voce Advanced, successivamente andiamo in Network, DSL Settings. Ora, qui dobbiamo andare a eliminare le spunte a bitswap ed SRA, quindi le tiriamo via. Qui mettiamo Annex A e qui fissiamo una modulazione che è la modulazione della nostra linea. Per verificarla, come facciamo? Andiamo in status e qui sotto abbiamo il tipo di modulazione che il nostro modem riceve. Chiaramente, se avessi messo ADSL2 non plus, avrei allineato intorno ai 10.000. Quindi ritorniamo in network. DSL Settings, togliamo le due spunte, qui mettiamo Annex A e qui mettiamo la nostra modulazione ADSL2 Plus per le 20 MB, per le 10 MB ADSL2 più, per le 8 MB GDMT, T1, 413 non c'è. Mettiamo ADSL2 più, facciamo salva, facciamo yes e ora abbiamo terminato. Con queste modifiche, sicuramente i problemi legati alla DSL li risolverete. Se così non fosse, contattate il supporto tecnico TP-Link oppure contattate il vostro ISP provider, quindi Infostrada, Telecom o Fastweb. Per questo video credo di aver detto tutto, vi ringrazio e al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Ciao dal Santo Quord! Bene amici del Santo Quord, sono andato anche alla presentazione del OnePlus 2 di OnePlus. Qua questa brevissima preview di questo terminale, grazie.